nell'agosto 2012 ha aperto i battenti la mostra Storie Certosine presso la Certosa di San Lorenzo di Padula. L'intento era quello di arricchire il percorso museale del cenobio padulese con l'esposizione di 4 dipinti, olio su tela, provenienti dalla Certosa di San Martino, concessi in prestito dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli. Una mostra che, oltre ad arricchire il percorso di ricerca dell'arte nel territorio campano, ha portato alla concessione della consegna temporanea delle opere alla Certosa di Padula. Ad acconsentire alla richiesta del soprintendente beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino, Gennaro Miccio, e il soprintendente di Napoli, Fabrizio Vona, che precisa di aver preso questa decisione in considerazione delle ragioni espresse delle ricerche condotte in occasione della mostra Storie Certosine, che ha riscosso notevole consenso di pubblico e per questo prorogata fino al settembre 2013. Le opere esposte offrono interessanti argomenti di discussione per il monumento di Padula, in quanto le scene dipinte raffiguranti diversi padri certosini colti in vari momenti della vita comunitaria presentano come sfondo architettonico alcune strutture facilmente riconoscibili del cenobio padulese e tra esse una in particolare ne riproduce fedelmente la maestosa facciata. Particolare cura è stata riservata all'indagine storica e alla ricerca documentale, analisi che ha fornito risultati forse insperati dopo circa 2 secoli, che fanno luce sull'effettiva destinazione e collocazione di una parte del nobile patrimonio storico-artistico che all'inizio dell'Ottocento, a causa delle soppressioni monastiche allora decise dai napoleonici, abbandonò la casa certosina di Padula per la quale era stato realizzato.